poco cortese. No, ma voglio dire, non c'è nessun problema. Tanto non ci sono cose segrete, quindi qual è il problema? Per me non ci sono cose segrete, dobbiamo ascoltare, diciamo, la voce di chi segue la squadra domenica per domenica, stare anche fuori, quali sono le ansie che giustamente prendono tutti quanti noi, e noi diciamo quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto fino a questo momento. E questo è l'oggetto della, credo, dell'incontro, no? Cioè sapere che cosa si sta facendo per cercare di sostenere la nostra squadra. Quindi questo è la... Sì, se vuoi tu lo metto. Allora, la questione è semplice. Voi come sapete bene, c'è una data importante per le sorti del Taranto Calcio, che è quella del 14 gennaio. In relazione a questo noi abbiamo ascoltato la società e ascoltato anche le richieste della società in relazione alla possibilità di trovare degli interventi di aiuto finanziario che potessero rivenire dal pubblico o dal privato. Il sindaco ha trasmesso al presidente della società la difficoltà che hanno gli enti locali a reperire risorse così congrue rispetto alla richiesta, congrue rispetto alla richiesta fatta dal presidente, alle esigenze che la società ha. Da questo è scaturito un incontro con il presidente della provincia Florio e il presidente della Taranto Calcio per comprendere di cosa si stesse parlando. Il risultato di quella riunione è stata una lettera a firma congiunta della provincia di Taranto, del comune di Taranto, dei rispettivi presidente e sindaco, per tentare di coinvolgere le aziende del territorio e sensibilizzare le aziende del territorio nei confronti non solo del Taranto Calcio, ma in generale dello sport, soprattutto quello d'eccellenza in questa città. Ora, a fronte di questo, come penserete bene, ci sono una serie anche di remore da parte persino degli enti pubblici. Noi abbiamo la presenza forte di grandi aziende nella città industriale Taranto, abbiamo una presenza forte di grandi aziende in questo territorio, ed è chiaro che da quelle, se si fa una ricerca di eventuali disponibilità a intervenire economicamente, da quelle ci si aspetta anche un maggiore contributo. Abbiamo ascoltato la società. La volontà che sta dietro alla riunione di questa sera è quella da parte dell'amministrazione di conoscere anche la posizione di coloro che sono più vicini al Taranto, soprattutto i supporter del Taranto, i tifosi del Taranto, coloro che seguono anche con il cuore e che hanno a cuore le sorti di questa società. Perché nel momento in cui dovremo agire, raccogliendo le disponibilità che ci verranno, e dobbiamo agire anche in tempi brevi, visto che la data limite è il 14, tutto si acchiappa, ogni direzione, e comprendere se ci sono, l'ho già detto, eventuali remore nei confronti di chi che sia, a prescindere dal fatto che qualunque intervento è finalizzato soprattutto alla questione del 14. Questo è proprio dell'incontro, volevamo sentire anche la vostra voce per comprendere cosa pensate voi di questo attuale momento difficile per il Taranto Calcio, che è importante anche per l'amministrazione comunale, perché il Taranto, la possibilità in cui tutti noi speriamo che il Taranto vada in Serie B, è una vetrina della città, è un momento importante per una città che è rimasta troppo tempo lontana dalle parti alte, dai settori alti del calcio. Quindi volevamo stasera sentire voi prima di agire anche con molta celerità nei prossimi giorni. Aggiungo semplicemente questo: noi come comune sapete che stiamo cercando di mettere in regola lo stadio per quello che è possibile, essendo stato costruito tantissimi anni fa e avendo, diciamo, dei difetti di costruzione che sono difficilmente recuperabili, però abbiamo fatto di tutto per migliorarlo, per rispettare le regole, perché tutto si potesse svolgere nel rispetto delle norme, nel tentativo anche di favorire lo sport, di recuperare, come abbiamo fatto, sapete,
che ho scritto al prefetto della provincia di Viareggio, dicendo appunto che la tifoseria tarantina era una tifoseria sana, corretta, e abbiamo ottenuto il permesso a partecipare con soddisfazione, perché tutto è andato bene. Noi nel sostegno allo sport abbiamo fatto anche una delibera comprando per ogni partita circa 200 biglietti da distribuire agli studenti delle scuole superiori della nostra città. Abbiamo fatto lo stesso anche per far seguire altro tipo di sport, tipo canestro, eccetera. Quindi abbiamo fatto questo, ripeto, anche per il doppio scopo: sensibilizzare alla partecipazione, sensibilizzare allo sport, sensibilizzare alla partecipazione corretta. E naturalmente un contributo anche economico, perché questi biglietti li abbiamo acquistati e li continuiamo ad acquistare. Questo però non è bastato. Oggi la città e noi in prima fila e sappiamo che dobbiamo fare tutto per poter sostenere la squadra. E il comune, dal punto di vista economico, non può sostenere questo. E allora abbiamo fatto un appello a tutto il territorio della, non solo Italia, ma tutta la provincia, perché come tutti quanti noi sosteniamo, andare in Serie B non è soltanto una soddisfazione e gratificazione dei tifosi o della tifoseria, è una soddisfazione dell'intera nostra provincia, anche con un ritorno dal punto di vista dell'immagine, economico, eccetera. Quindi per questo motivo abbiamo fatto questo livello. Ancora non ci hanno risposto in tanti, dobbiamo dire la verità, anzi in pochi, e ancora tra l'altro anche quelli che contano ancora non hanno dato questa loro risposta. Allora noi che cosa voglio dire? Che vogliamo ascoltare e dire: ci avete degli altri suggerimenti? Dobbiamo percorrere le altre strade, condividete quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Questo, quando una parte della Prefettura ci ha chiesto di incontrarci, sapendo che era questo l'argomento, abbiamo detto: bene, incontriamoci e vediamo che quali sono le proposte. Se ci sono alcuni interventi, in merito. L'1% per quanto riguarda gli investimenti che le aziende importanti fanno nella nostra città, diciamo, sì, almeno l'1% in capitali grandi, sarebbe appunto, vorrebbe dire per noi un enorme patrimonio. Sì. Quella è la legge Marzano, non è una legge che abbiamo fatto noi, ma una legge che noi rispettiamo. La legge Marzano, che è una legge dello Stato, parla di che quando ci sono investimenti, l'1% deve essere dato al territorio, ma finalizzato a migliorare l'ambiente, cioè quello che poi noi abbiamo proposto: impianti fotovoltaici, trasformare i motori delle auto per il servizio pubblico da gasolio a metano, abbiamo proposto gli impianti fotovoltaici nelle scuole, abbiamo proposto gli altri, sono vincolati dalla legge, noi non possiamo decidere di finalizzarli ad altro, quindi è un'altra cosa che tra l'altro ancora, tra le altre cose, non sono ancora arrivate. Sì, probabilmente perché noi abbiamo fatto pagare le tasse, l'ICI per gli edificabili, e ci hanno dato 8 milioni che noi abbiamo dato alla OSU per uscire da questa. Me ne hanno pochi di soldi. Sì, lo so, noi abbiamo fatto pagare le tasse, e quindi loro ne davano prima 600.000 euro l'anno, e ne abbiamo fatti pagare 8 milioni, che sono andati proprio a tutti i tarantini, perché siamo usciti dal dissesto e che abbiamo pagato in più. Sostenitori finanziari in questo caso è fiducioso che possiamo, diciamo, non perdere altri punti in classifica, perché altrimenti questi ragazzi e noi stessi che viaggiamo e tutti viaggiamo, cioè, lo stiamo facendo per è una sconfitta di tanto, cioè, è una sconfitta di tanto. Noi abbiamo scritto a tutti e ci auguriamo che brevissimo si sposta. Lei ha detto che noi dovremmo apprezzare o criticare eventualmente la proposta, ma la proposta di Soltoni non l'abbiamo capito, chi interverrà, con quanto interverrà, perché noi capiamo che ci sono delle priorità che sono magari maggiori rispetto alla scuola di calcio, senza così, fermo restando che nel sociale, per noi che viviamo di pane e calcio, per noi è importante e fondamentale, però
non abbiamo capito qual è, chi sta intervenendo, con quali cifre sta intervenendo, se passeranno per sopperire il problema di 14. Se non lo sappiamo, come facciamo a dire va bene o va male? No, perché? Cioè, non si è parlato di cifre, non si è parlato di aziende che intervenire. Io non credo che si debba parlare di cifre. Ci sono dei soggetti economici in questo che nel passato sono intervenuti economicamente anche nei confronti della città. Quando lui faceva riferimento ai 600.000 euro, erano 600.000 euro che venivano distribuiti senza alcuna, diciamo così, con una decisione autonoma dell'amministrazione comunale, venivano reagiti a pioggia al Taranto Calcio e ad altre società sportive. Ora, noi non vogliamo ripercorrere quello che è stato fatto nel passato, non vogliamo ripercorrere. Noi vogliamo muoverci in modo diverso, non a caso faceva riferimento alla, il sindaco parlava della legge Marzano, cioè ci manteniamo in relazione, siamo stretti e vicini alle leggi esistenti e chiediamo alle aziende, avendo loro rapporto con le grandi aziende, perché poi non ci prendiamo in giro, qua stiamo parlando soprattutto di Cementir, Ilva e Eni. Allora rispetto a quelle aziende, noi non vogliamo andare con super in mano, sia pure in un momento così. Noi vogliamo avere un rapporto diretto, perché sulla questione della lotta all'inquinamento, dell'ambientalizzazione, non accettiamo e non vogliamo subire un caso. Siamo d'accordo. Allora, parto da questo per dire. Quali sono questi ricatti? Scusa, non ci sono ricatti. Allora, non accettiamo e non vogliamo subire ricatti. Non c'è nessuno. Non c'è nessun ricatto, loro devono fare quello che devono fare per fare la città. Siamo noi la condizione di dover ricattare. Il sindaco è stato chiaro da questo punto di vista. La presenza di queste aziende sul territorio definisce un percorso che noi chiamiamo di responsabilità sociale che queste aziende devono avere rispetto al territorio e che, fatemela dire almeno per come la penso io, non può essere finalizzato solo allo sport, perché questo territorio ha una serie di difficoltà a cui, che dobbiamo affrontare e queste aziende devono darci una mano ad affrontare. Oggi abbiamo un'esigenza, un imperativo immediato. La cosa che chiediamo è che non di pronunciarvi rispetto alla quantità dell'intervento, ma all'idea che noi si possa chiedere a queste grandi aziende, soprattutto a queste tre che sono le più dibattute, di intervenire per aiutarci in questa fase contingente. È giusto quindi quello che avete detto voi, nel senso che non siamo noi nella condizione di dover ricattare loro per quello che ci hanno fatto in 30 anni, 40 anni, che ci hanno affossato l'inquinamento. Per cui siamo noi che dobbiamo partire con il tavolo per dire, cominciando a uscire i soldi che ci dovete per questa città che l'avete data già, senza dire se mi dai i soldi in cambio ti do questo, non c'è niente da sentire. Ma anche volendo, noi non lo vogliamo, ma anche volendo fare sarebbe un reato, mica possiamo dire darci i soldi, inquina e non rispettare le leggi. Perché noi diciamo rispettate le regole, che non è che le facciamo noi, sono regole dello Stato, quindi voglio dire che se sono d'accordo non lo vedremo mai una cosa del genere, perché non la vogliamo e non la possiamo dire. Allora il conforto morale a dire insomma, questa, io l'appello sto parlando, l'appello lo avete condiviso, almeno questo, l'appello. Signor sindaco, io parlo del titolo del tutto personale, però penso di condividere l'opinione della stragrande maggioranza della tifoseria. In questo caso siamo qui per il Taranto. Sarebbe più portato un valore da Santa Rosa. Come vedi il dibattito c'è. Signor sindaco, piuttosto che il mio padre esiste. Come facciamo a parlare lui? Siamo qui perché lei ha fatto intendere che in questa riunione si baratta, non si baratta a sapere se c'erano imprenditori che volevano finanziare il Taranto. Allora ci sono, chi ha detto sì, chi ancora non ha risposto. Fra 48 ore arriva, perché le abbiamo sollecitate, attenzione. Però volevamo sentire le risposte che siete aspettate qui sono. L'abbiamo dato, prendiamo se decisi come a tutti, ma a me personalmente
con le 600.000 euro che dà l'ILVA, che dava l'ILVA, gli dà il sindacato. Ogni anno 600.000 euro, questo è un accordo firmato che dà l'ILVA, da 600.000 euro al circolo. No, per dire che qua è inutile che ci prendiamo in giro, i soldi l'ILVA li continua a dare. E poi da noi, scusa. Li dà, sì, Nezio, ma non mettiamo in giro se fa qua. Sentiamo loro. Allora, dice l'ILVA, perché i sindacati che cosa fa? 600.000 euro all'anno, da 96 ad oggi, fatemi il conto poco. 1.400.000, quelle sono tutte firme che ci sono, di cui ci sono personaggi che adesso fanno parte di alcuni partiti importanti di questa città. Quello è un accordo sottoscritto nel 96, l'ILVA tutti gli anni ad aprile elargisce ai questi sindacati 600.000 euro. 600.000 euro, sa se sto andando in questa maniera, assumo io le mie responsabilità. Vogliamo capire quali sono queste grandi aziende che voi avete chiesto tutti gli imprenditori della provincia, e chi sono queste aziende? Chi sono queste aziende? Possiamo sapere chi sono queste aziende? Che arrivano, però non ammettiamo il discorso che l'ILVA continua a dare i soldi ogni anno puntualmente per delle cose che dovrebbe fare per il lavoro dell'ILVA, che nessuno conosce l'esistenza di questi soldi. Mi assumo sempre la mia responsabilità, ve la lascio con la pacchetta, così lo sapete anche voi. E tu Enzo, tu sai benissimo che sto facendo qui il giorno con lasciamo 96, fino al 95 i tassi manteneva il circolo. Sì. Nel momento in cui dai tassi si è passati al circolo di tassi si è passati al circolo di là, c'è stato, perché il primo anno c'è stato un accordo, un miliardo e quattro, un miliardo e tre, un miliardo e due, un miliardo e c'è un processo che non c'è. E su questo, ente privato, ente sindacale, nel 96 è passato dal pubblico di là. Sì. Non si voleva evidentemente fare nuovi del circolo di là. Che se la dipendente non ci conosce l'esistenza e si è fatto un accordo su questo. Ora, il comune c'entra poco in questo rapporto che tra azienda e sindacati, tu meglio di me lo sai perché ne hai fatto parte anche tu. Per cui questo è un aspetto del rapporto tra azienda e sindacati che non può riguardare ma sì, tutti sanno c'è la disca di l'Ilva, no? L'Ilva qua c'è la ancora continua a elargire dei soldi a questa città. Massimo, la casa di chi ha le tessere al centro della Caverna, che avevano nel cortile, io dove sto? Abbiamo anche le tessere. Massimo, la cosa di cui dobbiamo parlare è al di là che l'Ilva anche non abbiamo capito chi sono questi imprenditori che vuole l'Ilva dice, allora ci faccio una domanda diretta, se egli dice gli diamo 10 euro per evitare il totale. Ognuno deve fare il suo, lei deve fare il sindaco, e te deve fare l'imprenditore del campo. Oh, questo è la questione. Questa è la questione, quello che mi riguarda. Trattare ha scelto di entrare in campo nel calcio, che facesse l'imprenditore del calcio? Io per l'altro mando parlo voglio su. Se non si fa il la salute della città non si parla. Questa città non baratta con nessuno. Mobizzato, sono un po' male, ma ancora mi paga l'Ilva e oggi che ho impacchettato. Andasse a far culo. A me non penso mio padre. Questo, Massimo, ma qui si occupa di imprenditori, facendo la capire, c'è come? Non abbiamo capito chi sono gli imprenditori che vuoi dire. Poi dobbiamo parlare anche dell'Eni, dobbiamo parlare, chi lavora nell'Eni, poi ce la dichiariamo, se qualcuno vuole fare qualche classico, no? No, chiedere i danni alle varie aziende, poi ce la dichiariamo. Io non baratto, non si baratto. Assolutamente. Non i soldi con la pelle dei nostri concittadini, dei nostri figli. I lavori lì, comunque non barattiamo niente, comunque perché nel momento in cui va a chiedere qualcosa per il campo non ci prendiamo in giro, tanto mi dà tanto, è una regola della vita. Siamo la prima amministrazione che ha fatto il suo nessuno, però non dobbiamo dire che voi non sappiamo no, barattate pure voi, barattate pure voi, in questo momento si barra, in questo momento si barra, fateci i nomi di chi vuole mettere la punta, fateci i nomi che poi io vi do la
diteci chi è che ci vuole dare i soldi al Taranto, chi è che vuole dare i soldi, chi sono questi imprenditori, le grandine, chi sono, Leni, andate a fare il culo lì. Chiaro, dico sì, noi abbiamo mandato a tutte le aziende del territorio, a tutte le aziende del territorio, tutte abbiamo mandato la richiesta di dare, noi ormai li mandiamo, è andato anche sui giornali, lo facciamo per i nostri figli, è andato di fatto. Poi dire che noi in questo momento stiamo barattando è una stronzata, perché noi non barattiamo, non c'è scala nessuna, noi non barattiamo un cavolo di niente, perché se no devi produrre i fatti quando accusi le persone. Non stiamo accusando nessuno. Nel momento in cui parliamo e ci fa scendere, ma dici che barattiamo a barattare, non vogliamo barattare, Massimo, lo sa, sai cosa sa, sappiamoci la cosa, e poi i giorni sono fatti, lo sappiamo, il rapporto lo sappiamo, e noi ancora non siamo morti, e mica mica possiamo suicidare male, ma cosa vuole, ma dite dove state, allora diamo caso, sei in provincia qua o stai al comune, eh? Sì, allora ci stai parlando con me, e mi sto permettendo, c'è uno scheletro nell'armadio, se no io non ce l'ho, questa città si è preparata, soldi alla provincia o danno i soldi a chissà chi.
questo, sapendo che il 14 abbiamo una scadenza. Assessore, lei ci ha due visioni contrattuali, quella del risarcimento o dell'indennizzo e quella dell'intransigenza. Lo sapevate prima, lo sapete adesso. Dopo 20 giorni dalla famosa lettera di intenti in cui Leni o PRS stava per valutare qualcosa, di concreto cosa c'è? Perché tra 48 ore, se... Di concreto, se posso interrompere, concreto, c'è la possibilità, continuo a dire, c'è la possibilità che noi facciamo la faccia veloce e diciamo i soldi li dovete dare, a chi? A chi ha disponibilità, scusate, voi sapete quanto meno quanto manca al taglio, quanto manca? 1,5 milioni di euro. A chi lo vado a chiedere? Al negoziante all'anno? A chi li vado a chiedere? Non ci mettiamo in giro, perché se no ci prendiamo per il culo fra di noi. Ho capito, se li prendessi, ma se li prendessi in tranquillità questi 3 punti, qual è il problema? Cioè dove sta il problema? Io parlo sempre per me, se li prendessi questi 3 punti, questi 3 punti che se li prendessi in tanta parte. Battere, se li prendesse, dire avete un dovere nei confronti di quello che date, o dire questo baratto, così viene chiamato, non è così, non si fa. Sempre. Questo andava fatto prima. Questo va fatto prima di fare la richiesta. Quando ha fatto la lettera di richiesta con voi, noi abbiamo non era strutturalmente necessario chiedere solo il gioco è se questi devono intervenire. Noi abbiamo detto, questo è detto, noi possiamo anche intervenire, ma devono intervenire, devono risarcire questa città, non abituando le chiese, la ma stiamo ragionando di una cosa concreta che è il 14, poi il resto dei discorsi, poi meglio di me, lo faremo. Perché questo problema la fai anche il 14 maggio, qui sto a te soldi, ma vedete, le mo e ne arrivano. Io ce l'ho con una tecnica. Posso? E che problema? Il problema è il 14. Perché dopo il 14, poi non posso fare più nessuno. Perché tu hai le squalifiche, punti di penalizzazione. Non ce li hanno. Ce li hanno proprio. Ma che cazzo hai risolto? Cosa hai risolto? Tu devi andare a serie B, Massimo. Tu devi andare a serie B, se no muori. Muori come città. E già è. Secondo. E qual è la decisione? Chiedo scusa, avete parlato? Posso parlare di tutto? La decisione, chiedo scusa se deve essere politica, la dovete prendere voi la decisione, perché qui ci scorneremo sempre tra gli integralisti e tra chi e tra i possibilisti. Io personalmente vedo il Taranto Calcio adesso come la cosa migliore di Taranto. D'accordo? Questo è il mio pensiero. E allora se io posso salvare il Taranto, se l'amministrazione comunale può salvare il Taranto, non chiedendo niente di cambio, ma solo un contributo. La figura di Dionigi della squadra posso dedicare come migliore del Taranto, ma non. Di Dionigi della squadra, c'era. E per Dionigi della squadra non sciopero. Lo state, probabilmente. Ma non giocano fuori. I tifosi non giocano certamente la realtà. La cosa peggiore di Taranto, secondo il tuo punto di vista, qual è? C'entra niente la cosa peggiore, è la cosa, io sto dicendo, che Taranto rappresenta, Taranto ha dei problemi più grossi rispetto a chi lo sta discorrendo? Non sarebbe delle battaglie, stavo pure io nelle battaglie, questa è una grande azienda, al di là delle facciamo solo il Taranto, è una scelta, ragazzi, è una scelta politica. Vogliamo far morire il Taranto, vogliamo tagliarci le palle e non andare a essere male. Facciamo pure che non è così. Non è così. Stamattina, mercoledì, andavamo a Roma Florido e Stefano, dal ministro dell'economia. Andranno con un documento che dice Massimo, conto lì. Il ministro dell'economia. Ma io c'è che fa, quello è il ministro, Massimo, non è il ministro. Già, non so, ormai tanto.
Ma che il ministro di Bangladesh? Si dice che fa? Sono un servizio, ma anche città già nasce. Noi dobbiamo chiedere qualche cosa, Massimo. Allora, il documento con cui andiamo è un documento che c'è chiaro nel titolo: risarcimento alla città. Il percorso complessivo di risarcimento alla città per la forte presenza industriale, non solo Ilva e i cementi, ma anche la Marina Militare e quanti altri hanno inquinato a partire dalla fine, dall'inizio del Novecento, 1800 al 95, era tutto pubblico, vi voglio ricordare, tutto pubblico, ora sono privati. Questi hanno inquinato e la città deve ritornare in qualcosa. Questo è un discorso che va fatto, è una rivendicazione, è un'avvertenza, chiamata come volete, che va fatta e la dobbiamo fare tutti, a partire dalle istituzioni, ed è già in campo. La questione di cui stiamo parlando stasera è un'altra, è all'apice ed è per il 14, fatemela dire, che cazzo facciamo? Punto. E io penso una cosa, se mi dicessero da domani noi non ci inquiniamo più, io so, non ne volevo neanche, cioè se non accettando questo risarcimento, mi dicessero però da domani non ci inquiniamo più, è chiaro che nessuno accetterebbe. Ma nel momento in cui ci inquinano lo stesso, tanto poi che ritorniamo i soldi a questo, non solo per la squadra di calcio, per Taranto, per Taranto, non per la squadra di calcio, siccome continuano ad inquinare a prescindere. E questo significa che divento un loro schiavo, e non lo faccio, e non lo fa il sindaco, e non lo fa questa amministrazione. Per il Taranto stiamo dicendo, cerchiamo di capire se dobbiamo intervenire o non dobbiamo intervenire. E chiedere, punto. Ecco perché abbiamo... Poi, quella decisione è la nostra, ci mancherebbe che l'idea dell'amministrazione, no? È quella di intervenire in quali termini? Chiedendo la cortesia di intervenire nel Taranto Calcio o quella di forzare, perché secondo me sono due azioni distinte separate, quella di far valere le proprie ragioni nell'intervenire con forza, no? Di far vedere che la città è sveglia, è attiva da parte dell'amministrazione. Senti, io spero chiedere un intervento non elemosico. Io non credo che ci sia una grossa differenza. Io ti dico solamente che quando ho risposte negative da parte di... cioè io sto seguendo anche la questione dei pescatori, tanto per fare l'esempio. E quando mi danno risposte negative, io urlo, per quanto la voce se ne va, perché se ne va fuori urla, io urlo nei confronti di Eni o di chi che sia per dire quel diritto va tutelato. Allora, noi col cappello in mano non ci andiamo da nessuno, perché la testa la vogliamo mantenere alta sempre. Quindi nel momento in cui andiamo a chiedere a qualunque azienda, anche la più piccola, noi diciamo che è un diritto di chi produce in questa città e trae profitto in questa città di restituire qualcosa alla città. Perché non l'amministrazione, ma i tarantini non si devono piegare a chi in questa città rispetto a loro produce inquina e comunque a chi trae profitto in questa città. C'è un risarcimento che va dato a questa città, ma c'è anche una responsabilità sociale nei confronti di questa città che non hanno avuto, che nessuno ha chiesto per quasi 100 anni, a partire dalla Marina Militare. Tanto per fare un esempio, è possibile che noi per avere l'ospedale militare dobbiamo costruire un altro ospedale di fronte alla base a Chiappa? Non è concepibile, dopo che la Marina per 100 anni ci ha occluso la città, questa cosa non è concepibile, perché è un patrimonio dello Stato e lo Stato ci deve risarcire. Lo dobbiamo fare nei confronti di Ilva, nei confronti di Eni, nei confronti di Cementi, nei confronti della Marina Militare, di tutti quelli che hanno occupato militarmente questa città, le hanno succhiato la vita e devono restituire qualcosa. Per cui l'atteggiamento non sarà mai quello della richiesta col cappello in mano, perché non è il nostro stile e non lo vogliamo fare. Non lo vogliamo fare. Ma ci sono delle gerarchie, noi siamo i cittadini, voi siete le istituzioni. In queste gerarchie prevedono che, tra l'altro qui ci sono tanti tifosi che hanno fatto tantissimo per il tanto, stanno pensando adesso se li è informato sulle iniziative che stanno organizzando, Le istituzioni toccano, loro si sono rivolti a tutti, le istituzioni in primis perché ci rappresentano. In
questo momento vi pare di aver capito che il massimo che potete fare è mandare delle letterine. Però... senza polemica, le mandare delle letterine. Oltre a quello non è successo niente, basta, ok, ci dica questo, adesso non si può fare più niente, lo accettiamo. Posso dire due cose rispetto a quello che dico. No, basta che mi dica, no, scusi, un attimo ha parlato di un attimo. Basta che ce lo dica apertamente, che ragazzi siamo in difficoltà a riuscire a venire incontro a questa dimensione. Nessuno gli darà quei bomboni perché non si riusciti a fare la cosa. Basta che si dica, la chiarezza in questa città spesso non riesce. Dammi modo di essere chiaro rispetto alle cose che dici. Uno, noi non abbiamo solo letterina da mandare, ci siamo mossi in... abbiamo detto, noi fra due giorni daremo delle risposte, se avete daremo delle risposte vuol dire che delle risposte ci possono essere, se no avremmo detto, guardate che non c'è niente da fare, ci siamo sforzati, non c'è niente da fare, uno. Due, noi ci assumiamo tutte le responsabilità, però quando un'amministrazione ragiona da sola e si muove per conto suo, viene accusata di non ascoltare la città, di non confrontarsi, di non avere dei momenti in cui ci si partecipa delle decisioni. Quando lo facciamo sembra che non abbiamo capacità di decisione. Delle due l'una, noi stiamo stasera solamente ascoltando delle posizioni, poi è chiaro che la decisione è la nostra. Di salvare il tavolo. Non ci sono altre. Cerchiamo di salvare il tavolo, assolutamente. È l'unica cosa che viene. Dopo il 15 febbraio ci sto continuando a spawnare sui baini. Dobbiamo salvare il tavolo, c'è il tavolo. È il tavolo. Perché è rispetto della città passante attraverso la stella. Va bene, allora, come dicevi te,